Jody! La mia principessa! Oh, fatti guardare, piccola mia! Oh mio Dio, ma che splendida donna sei diventata! Carina come sempre! Però un po' triste e smarrita. Come la prima volta che ti ho vista. Non puoi immaginare quanto mi sei mancato. E come sta Aiden? Eh? Oh sì, felice di rivedere anche te, bello. Facciamo due passi? Certo. Ero preoccupato. Ti stanno cercando. Dovevo scappare. Non avevo scelta. Come sta Nathan? Oh, ora è il grande capo. Dirige il dipartimento. Ha fatto molta strada dai tempi del nostro laboratorio. E tu? A cosa stai lavorando? Gestisco un piccolo team. Proviamo a classificare i tipi di entità, capire se ci sono delle varianti, quel genere di cose. Quello che faccio non ha la massima priorità, ma mi piace. Perciò... Hanno scoperto di più sull'inframondo? Oh, hanno speso milioni per lo sviluppo di un nuovo condensatore, il più potente mai creato. Ovviamente è stato possibile solo coinvolgendo l'esercito. Riguardo a quello che ti ho detto, hai scoperto qualcosa? Il giorno in cui sei nata, una donna di nome Nora Gray partorì all'ospedale del dipartimento. Il bambino fu dichiarato nato morto. Dov'è Nora adesso? Fu internata in un ospedale psichiatrico, subito dopo il parto. Secondo la sua scheda, dovrebbe essere ancora lì. Mia madre è stata rinchiusa in un manicomio per 24 anni. Perché? Cos'è successo? La scheda non diceva altro. Mi dispiace tanto. Devo vederla. Ascolta, Jody, so quello che stai provando. Ma lei è in un ospedale psichiatrico. Potresti non avere le risposte che stai cercando. Non sto cercando delle risposte. Voglio soltanto vederla. Col non lo capisci, lei è mia madre. Ho bisogno di guardarla negli occhi per capire chi sono davvero. Jody... è in una struttura protetta del dipartimento e tu sei ricercata da tutte le forze di polizia del paese, capisci? Non sei un visitatore qualunque. Niente mi potrà impedire di vederla. So bene quanti rischi hai corso. Ehi! Non penserai che ti lasci andare da sola là dentro? Non mi piace, Jody. Niente sorveglianza. Parcheggio vuoto. C'è qualcosa che non torna. Se non torno entro 30 minuti, tu vai. Non sono qui per farti da autista. Cole, aspetta. Educazione e cortesia. Funziona sempre. Salve, sono qui per vedere Nora Gray.
Posso vedere l'autorizzazione? Magari per questa volta possiamo fare senza autorizzazione. Forse possiamo... possiamo trovare un punto d'accordo. Spiacente, ma i visitatori hanno l'obbligo dell'autorizzazione. Nora Gray, settimo piano, stanza 43. Ehi, non ci sono pulsanti. Forse è dietro la scrivania. Finora tutto bene. E adesso? Aide, trova il modo di aprire la porta. Cazzo! Devi prima distrarre la guardia. Ora apri la porta. Avanti. Non credo ci abbia visto. Deve esserci qualcosa. Troppo lontano. Thank you.
43. L'ho trovata, Jody. Ottimo. Jody, sono qui. Ti aspetto qui. Jody, lei potrebbe essere assente. Potrebbe non accorgersi di te. Forse non dovresti entrare. Mamma, sono io. Jody. Sono tua figlia. Sono tua figlia. Aiutami, Aiden. Molto bene, Nora. La madre e il padre entrambi con il dono. Ci pensi all'importanza di questo bambino? Non saresti in grado, Nora. Penseremo noi a tutto. È per il vostro bene, lo sai. La mia bambina, ridatemela! Ho cambiato idea! Voglio la mia bambina! Sedatela, presto! E portate via la bambina! Voglio vedere. Potrebbe sviluppare delle capacità speciali. Chiamateci se succede qualcosa di insolito. Aumenta la dose. Non deve mai più riprendere coscienza. Scusami. Mi dispiace. È stata colpa mia. Che cosa stai cercando di dirmi? Distruggi questa cosa! Distruggi l'Aiden! Mamma, la mia bambina! La mia bambina! Temevo tanto che non ti avrei più rivista. Quanto mi sei mancata, Jody! Quanto mi sei mancata! Cos'è successo? Cosa ti hanno fatto? Mi hanno drogata, tesoro mio. Confinata in questo inferno. Non c'è niente che possa fare. Solo aspettare la fine. No, io ti tirerò fuori da qui. Voglio aiutarti. Troppo tardi, Jody. È troppo tardi. Io ti amo più di ogni altra cosa a questo mondo. E questo niente potrà cambiarlo.
Sarò sempre con te. Mi dispiace, Jody. Più potente condensatore mai creato. Imponente, vero? Nathan! Jody! Jody, sei qui. Avevo il terrore che ti fosse successo qualcosa. Sei dimagrita. E mi sembri provata. Ma almeno sei viva. Andiamo nel mio ufficio. Prego, accomodati. Come ti senti? Sono stata meglio. Quel colpo alla testa non ha aiutato. Mi dispiace tanto, gli ho detto di non farti male. Ma non potevano rischiare che tu usassi Aiden. Dov'è Cole? Sta bene, è a casa. So che voleva aiutarti. Tranquilla, non ci saranno conseguenze per ieri notte. Che cosa è successo a mia madre? Nora era instabile. I medici pensavano fosse un pericolo per sé e per il bambino. Lei non mi avrebbe mai fatto del male. Non volevano correre rischi, io. Ai tempi ero solo un ricercatore, Jody, capisci? Ho scoperto solo molto tempo dopo cosa accadde. Perché non mi hai mai detto di mia madre? Perché nascondermi la verità per tutti questi anni? Credimi, ci ho provato. Ma come fai a dire a una bambina che la sua vita non è reale? E allora ti ho accudito, ti ho amato, ti ho protetto, Jody, meglio che potevo. E quindi adesso? Vuoi semplicemente restituirmi alla CIA? È questo il tuo piano, Nathan? Ti hanno portata qui perché devi fare una cosa per loro. E ti saranno molto grati se accetterai di farla. Aiutarli? Vuoi che aiuti le persone che hanno preso mia madre e rubato la mia vita? Ma non ho già fatto abbastanza?
Sappiamo che un'altra nazione ha scoperto l'inframondo. Loro credono di poterlo controllare e manipolare, ma non sanno proprio con che cosa hanno a che fare. Se le entità arrivano qui, puoi immaginare le conseguenze, Jody. Cosa c'entra tutto questo con me? Beh, tu conosci l'inframondo meglio di chiunque altro. È roba della CIA. E io me ne tiro fuori. Vogliono proporti un accordo. Fai questo per loro e ti lasceranno libera. Jody, sai bene che succede quando un passaggio è aperto. Sarebbe una vera apocalisse. Tu hai il potere di impedirlo. Secondo le nostre informazioni, la Repubblica del Kazakhstan ha scoperto l'esistenza dell'inframondo. Hanno un varco e conducono esperimenti in una base segreta situata nella provincia di Falanjiang. Non conosciamo i progressi dei loro esperimenti, ma abbiamo rilevato importanti oscillazioni nell'inframondo. Significa che sono riusciti a interagire con l'altra parte. La missione è distruggere il condensatore e altre tecnologie che trovi sul posto. Anche se distruggessimo il condensatore, il varco non sparirebbe. Costruire un condensatore richiede molto tempo e denaro. Col tuo intervento guadagneremo tempo per capire meglio l'inframondo e ci assicureremo che nessuno lo usi contro di noi. Immagino che il posto sia ben presidiato. C'è da aspettarsi una considerevole resistenza armata. La tua squadra... Squadra? Falli entrare, Marla. Ehi, hey, Jody! Lieto di vederti. Clayton e gli altri verranno con te. Un'unità speciale ridotta darà meno nell'occhio. La missione inizierà tra 2 giorni. Buona fortuna. Sta attenta, Jody. Nessuno sa cosa potrai trovare dall'altra parte. Non temere. Non ho la minima intenzione di sparire nell'oblio. Bene. Perché non voglio perderti. Bello vederti. Per il bene della missione, cercherò di evitare che Aiden ti uccida. Ma non ti assicuro niente. Bene. Cominciamo proprio bene. Mi sto proprio stancando. Se rifiuti di collaborare, mi costringerai a ucciderti. Ovviamente lo farei lo stesso. Ma puoi renderlo rapido e indolore. Al contrario, sarà molto, molto lento. E altrettanto feroce. Perciò, per l'ultima volta, per chi la vuole, Aiden, dove sei? È tutto deserto! Sicuri che sia qui? Siamo sulle coordinate esatte!
Il tempo peggiora! Che cosa facciamo? Jody, dì ad Aiden di trovarci un riparo! Hai sentito, Aiden? Ricevuto! Andiamo! Facciamo qui. È solo un villaggio di pescatori. Il nostro contatto ci ha fregati, ecco cosa. Andiamocene subito prima che vengano a cercare i nostri culi ghiacciati. 3 giorni a congelare e mangiare neve per niente. Cazzo! Se prendo lo stronzo che ci ha spedito qui. Ehi! Mi sono rotto delle vostre lamentele. Se non sapete dire altro, chiudete il becco. Gente, io sto gelando. Perché prima non accendiamo un fuoco e poi discutiamo? Ha ragione. Ci accampiamo qui in attesa che la tempesta si calmi. Atterrò la base per istruzioni. Fammi provare. Cazzo, questa roba è bagnata. Inventiamoci qualcosa, o non supereremo la notte. Fottuto genio! Dammi un 5, Vince! Hai visto, Jody? Sì. Ottimo lavoro, ragazzi. Riesci a connetterti? No, con la tempesta ci vorrà un po'. Sei ancora arrabbiata, vero? Senti, forse non cambierai idea, ma mi dispiace per com'è andata. Sai che ti dico? Hai ragione, non cambierò idea. Devo uscire. Ho bisogno di pisciare. Non allontanarti, ok? Siamo a meno 40. Non ho intenzione di fare la turista.
Sono qui. Sono qui, li ho visti. Dove? Sulla strada principale. Un convoglio di corazzati mi sono passati di fianco. Ti hanno visto? No. No, non credo. Andiamo. Ok, seguiamoli. Bingo. Aiden, vedi cosa c'è dentro. Sommergibili. Significa che il varco è sott'acqua. Quindi devono avere una base laggiù e usano i sub per portare le scorte. Quanti soldati sono? Riesco a vederne 3. Dì ad Aiden di occuparsene. Aiden, occupatene tu. Scusa. Potevi almeno avvisarmi. Allora, cosa facciamo? Dammi un minuto, ok? Ho già guidato un mezzo simile nel simulatore. Forse potremmo usarlo. Sì, usiamo il loro sommergibile, non se ne accorgeranno. Quello che vorrei è un piano, non una proposta di suicidio. Ma che cosa stai facendo, scusa? Trovo una soluzione al problema. Buona idea, ma non ci cascheranno per molto, Jody. Beh, forse no.
Ma quel dannato varco non si chiuderà da solo, o sbaglio? Ok. Può funzionare da lontano. E poi? Col sommergibile andiamo alla base. Continueremo da lì. Vado con lei. Scusa, e noi? I posti sono due, voi state qui e trovate un modo per uscire. Quando torneremo, probabilmente dovremo agire in fretta. Ma che? È un ordine, Nick. Dammi gli esplosivi. Lo sai che potremmo non tornare mai più, vero? Sì. Sì, l'ho sempre saputo. Scendi ancora, dovremmo esserci ormai. Pessima visibilità. È difficile orientarsi. Vedi le luci. Spero non fosse una domanda. Sono colpito. Pochi avrebbero resistito così. Forse sarai più sensibile al dolore del tuo amico. Le mie domande sono facili. Voglio sapere il tuo nome. Per chi stai lavorando? E come sai dell'esistenza di questa base? Mi dirai anche cos'è successo quando hai superato il campo di contenimento. Non dire niente! Hai capito? Ti farò queste domande ancora e ancora una volta, finché tu non mi risponderai. Come ti chiami? Sembra doloroso. Devi semplicemente rispondere. E il tuo amico non soffrirà più. Nessuna risposta? Cosa devo fare per farti parlare?
Può darsi che romperai il silenzio se mi spingo oltre. No! Tutto questo non è affatto necessario. Devi solo rispondere e quest'incubo avrà fine. Rispondi, ti prego. Odio la sofferenza altrui per niente. Oba, Oma Shankuli. Un'urgenza richiede la mia attenzione. Ma tornerò per continuare la nostra conversazione. E adesso? Distruggiamo il condensatore e poi ce la filiamo. E hai anche qualche idea su come fare? No. Mi inventerò qualcosa. Funzionato. Troviamo il condensatore prima che si insospettiscano. Porta laggiù. Forse è la via giusta. Il condensatore è vicino. Sento degli echi provenire dal parco. Troppo semplice, non mi piace. Jodie! Jodie, che succede? Ma
bisogno di te. Dove sei, Aiden? Devo trovare Ryan. Saperlo. Forza! Riesci a camminare? Sì, sto bene. Ok. Aspettami al sommergibile. Se non torno tra 15 minuti, parti senza di me. Sei matta? Jody è fatta, la base è distrutta. Andiamocene finché possiamo. Il varco è ancora aperto. Le entità si riverseranno da questa parte se non lo chiudiamo. No, è troppo tardi. Dobbiamo andarcene. È l'unico modo. Lo sai bene. Gli esplosivi sono nella stanza degli interrogatori.
Sta calmo, Aiden. Sai, morirai qui con me. La più grande scoperta che il mondo abbia mai conosciuto! Distrutta! A causa tua, stupida troia americana! Tutti questi anni di lavoro sono andati in fumo! Te la farò pagare, cara, per ciò che hai fatto. Ha 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 ha
Ci vediamo dall'altra parte. Ti aspettavi di vedermi, eh? Che cazzo succede? Breccia nello scafo, affonderemo. La superficie non è lontana. Magari riusciamo ad arrivarci vivi. Sì, è proprio un gran bel piano. C'è tanto per il tuo occhio. Tranquilla. Hai fatto la scelta giusta. Avrei fatto lo stesso. Sei ancora arrabbiata? No. Fa troppo freddo per la rabbia. Non ho mai avuto il tempo di dirtelo, ma io ti amo, Jody.
In altre circostanze mi sarei commossa. Volevo che lo sapessi nel caso morissimo. Giusto. Tu che mi dici? Mi ami anche tu? Sì. Sì, ti amo, Ryan. Bene. Baciami. Vediamo dall'altra parte. Sono loro!